Una voce racconterà il logo, una performance artistica, in questo caso di Cataclò, ne svelerà l'anima e alla fine un brand angel ci racconterà le sue impressioni. Prego, luce sul creativo. Ui Diba, proposta di Antonio Francesco Pileggi. Ui Diba è l'acronimo di WISE, saggio, giudizioso, Dialogue, dialogo, Internet Banking, banca digitale. Riassumendo il concept dell'acronimo, saggio dialogo attraverso l'Internet Bank. I puntini sulle I stilizzano le vocali rendendole simili a due persone che parlano. Ui Diba risulta un neologismo informale ed esotico, con un forte appeal. Un'analisi più profonda permette di svelare altri messaggi e codici linguistici nascosti sapientemente. La W, come Wi-Fi o wireless, per esprimere un mezzo e uno strumento di comunicazione e relazione. D è dialogue, ma anche digital, modalità attraverso cui la relazione prende forma. Ba, un modo differente di fare banca. I tre archetti sono l'elemento caratterizzante e distintivo del logo istituzionale del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Ho mantenuto una certa continuità con questi tre elementi fondanti, raccogliendoli in un unico elemento grafico informale a rappresentarne l'unione, la continuità, una sorta di energia collettiva che riconduce ad una forma positiva. Il risultato è un'immagine dinamica, facilmente riconducibile all'energia contagiosa rappresentata dalla molla per avviare nuovi progetti e nuove idee. Growing up, I thought of it, and now you'll always be near to me, near to me. Growing up, I thought of it, and now you'll always be near to me, near to me. Although you're far away, and now you'll always be near to me, near to me. I'm not.
Partners e da molto tempo manager di Roberto Baggio. Prego. Grazie, è una grande emozione. Intanto questo balletto l'ho trovato bellissimo. Cioè, non perché era per il marchio a cui faccio The Brand Angel, però l'ho trovato veramente molto molto bello e molto attinente anche con quello che abbiamo visto. Widiba, io credo che Antonio, lo vedo emozionatissimo, non so chi è più emozionato, se lui o io. Lui è l'autore di questa cosa, non si è neanche reso conto di che cosa stava creando dal mio punto di vista, perché l'acronimo, l'attore che ce l'ha descritto molto bene, ci ha spiegato quanto sia ricco di significati, no? Il way come wise, la saggezza, però anche wifi, wireless, di come dialogue, digital, bank, da come bank. In realtà questo esercizio è andato al di là di qualunque, a mio avviso, suo tentativo di comprendere la forza di Widiba. Widiba non può essere capito con la testa, Widiba va sentito dentro, è un suono come se da sempre ci fosse appartenuto, sta nel mondo della realtà, sta nel mondo dell'immaginazione, ma soprattutto c'ha una cosa fortissima, è capace di resistere all'usura del tempo. I pubblicitari ce lo insegnano, i grandi marchi che hanno fatto la storia spesso sono privi di qualunque tipo di significato, a loro volta sono acronimi o rappresentano qualche cosa, però sono entrati nella nostra capacità di ascolto. Allora, Widiba ha tutte le caratteristiche per resistere in un arco temporale indefinito, sta nel passato perché sta nella nostra pancia da sempre, sta nel presente perché oggi lo troviamo. Il balletto abbiamo visto come addirittura l'ha reso quasi, no, un tutt'uno, sembrava il balletto di Widiba, e nel futuro, perché nel movimento che la banca saprà fare da qui in avanti potrà riconoscersi, e il marchio ben esprime quello che dalle parole di Andrea, dalle parole di Fabrizio hanno come mission, quella di riuscire a essere sempre al passo coi tempi, con quello che i clienti chiederanno, la capacità di saper dare le risposte attraverso delle io li chiamo prodotti, comunque attraverso delle capacità di stare dentro la mission della banca. Quindi Widiba è qualcosa che non ha una sua radice, però ha una sua storia. Viviamo nell'epoca postmoderna, viene definita tale partendo dall'inizio del millennio, segue evidentemente l'epoca postmoderna, l'epoca moderna. L'epoca moderna è stata caratterizzata da una forte contrapposizione, lo dicono gli studiosi, forse il professore Carlo Alberto Maffei ce lo potrà raccontare, ci ha fatto una bellissima esibizione, no, del suo sapere. Io non ho quel sapere, quindi cerco di offrire la mia esperienza. L'epoca moderna ha visto due grandi problematiche in contrapposizione, lontano dalle burocrazie, lontano dalle gerarchie. L'epoca postmoderna sembra che voglia ritrovare quel dialogo, sembra che lo voglia ritrovare con formule diverse, diverse la strumentazione. Oggi parliamo di multicanalità, tutte le apparecchiature a supporto della capacità di dialogare sono aumentate, e quindi diversa il modo di dialogo, sarà la modalità di dialogo. Widiba, questo dialogo ce l'ha dentro da sempre, e io spero che Widiba possa rappresentare la banca del futuro. Però un quesito da porvi, ve lo leggo, e mi sono divertito a metterla in rima questa domanda che ho da farvi, visto che poi voterete, e mi piacerebbe insinuarvi questo dubbio. Dove c'è la libertà, Widiba ci sarà. Montepaschi già ci crede e per questo la farà. Noi vincente la vogliamo e la rete lo dirà. Nel dialogo vivrà la sua grande unicità. Quella banca oggi è qua. Widiba o Widiba? Grazie.